Sì, pronto? Buonasera. Senta, vorrei una bella pizza margherita. Me la può portare? Però guardi, le chiedo semplicemente una cortesia, solo e soltanto se costa almeno 14 euro, d'accordo? Non di meno. Voi avete pizza margherita per almeno 14 euro? No, 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 non ci siamo. Io non posso, mi scusi, pagare una pizza margherita soltanto 5 euro. La figura del barbone la faccia lei, non voglio farla io. D'accordo? Quindi si tenga la sua bella pizza margherita venduta a miseri 5 euro. D'accordo? Arrivederci. Perché molti fotografi ancora oggi non guadagnano abbastanza? Molto semplice, è tutta colpa di Briatore e della sua scandalosa pizza margherita venduta a ben 14 euri. Quindi, se vuoi capire come guadagnare bene dalla vendita dei tuoi servizi fotografici, delle tue immagini, delle tue stampe artistiche, ascoltami attentamente e soprattutto metti in pratica quello che ti spiegherò all'interno di questo video. Se sei nuovo all'interno di questo canale o se magari ancora non mi conosci, io sono Luca, JokerVer, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda il marketing artistico e fotografico. Dal 2015 aiuto artisti e fotografi a guadagnare grazie alla vendita della propria arte, mettendo a disposizione la mia esperienza sul campo dal 2005, quindi sono quasi 20 anni, come art advisor e come art consultant che mi ha portato a svolgere oltre 5.000 appuntamenti con clienti e collezionisti di un genere tipo, soprattutto a produrre un fatturato a 7 cifre. Cosa faccio all'interno di questo canale? Pubblico regolarmente video sulle più moderne e efficaci strategie di vendita, promozione e visibilità per artisti e per fotografi. Quindi, se vuoi capire come guadagnare bene grazie alla vendita della tua arte, fai 3 cose: metti mi piace sotto a questo video, soprattutto iscriviti al canale per restare sempre aggiornato. E dopodiché, se ti fa piacere, lascia anche un commento sotto a questo video. Bene, signori e signore, ci risiamo. Come qualcuno ha detto, gli italiani amano la ricchezza, ma odiano i ricchi. Mai frase è più azzeccata per quanto riguarda la storia della scandalosa pizza di Flavio Briatore venduta in uno dei suoi locali top di livello a ben 14 euro. E del resto, se ci facciamo un giro su internet, ne hanno parlato un po' tutti, ma non soltanto su internet, in televisione, sui giornali. Insomma, ha scatenato questa pizza margherita venduta a 14 euro un casino della Madonna, come si suol dire. Questo sono tanti articoli che ho recuperato in rete. Il prezzo pazzo di una pizza di Briatore. Come mai, si chiede l'articolista, c'è tanta differenza di prezzo fra una pizza margherita venduta al Creative Pizza di Briatore per ben 14 euro e la stessa pizza margherita magari venduta in una qualsiasi pizzeria napoletana? Come mai? E da qui c'è stata una vera e propria rivolta. Tutta l'Italia si è sollevata. Addirittura lo prendiamo qui, no? C'era anche uno, eccolo qua. Addirittura Sorbillo. Gino Sorbillo, il re della pizza napoletana, ha deciso di lanciare una petizione. La pizza deve restare un prodotto per tutti. Non sia mai che venga venduta a 14 euro. Sorbillo, 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 ma cosa dici? Ma cosa dici, Gino Sorbillo? Allora, in questo video parleremo chiaramente della pizza di Briatore, ma soprattutto poi ti spiegherò come alcuni meccanismi psicologici che Briatore applica sostanzialmente ai suoi locali, al cibo che vende all'interno dei suoi locali, possono essere riportati pari pari con le dovute accortezze anche per quanto riguarda la tua attività di fotografo. Quindi seguimi con la massima attenzione. Ma se usciamo un attimino dal contesto, pizza napoletana, margherita, Briatore, Gino Sorbillo e quant'altro, parliamo ad esempio di questa bottiglia d'acqua. Ok? Bene, questa bottiglia d'acqua, se tu la compri all'Eurospin, quindi è un supermercato discount, ti costa 25 centesimi. Se la compri ad un supermercato, magari non proprio discount, non so, un Carrefour o magari una Coop, insomma, un supermercato di livello un po' più superiore, magari ti costa non 25 centesimi, ma 50 centesimi. Se poi la stessa bottiglia identica, identica, la compri al bar, magari ti costa 1 euro, 1,50 euro. Se questa identica bottiglia d'acqua tu la compri magari al ristorante o magari in un hotel, può arrivare a costarti anche 3 euro. Dopodiché, se questa bottiglia d'acqua tu magari la compri all'autogrill o in aeroporto, ti può costare anche 4 euro.
stessa identica bottiglia, stesso prodotto, stesso brand. Quindi questo cosa ci dice? Che il luogo dove tu vendi i tuoi prodotti fa tutta la differenza nel mondo. Di conseguenza, se io vado nel locale di Briatore per mangiarmi una pizza margherita e pagarla 14 euro, non vado nel locale di Briatore per risparmiare, vado perché magari il locale di Briatore mi offre un'esperienza, un tipo di clientela, un tipo di ambiente, un tipo di servizio completamente differente, magari lo stesso servizio, ambiente e clientela che potrei trovare in una pizzeria napoletana o in una pizzeria di Roma. Del resto, se volessi mangiarmi una semplice pizza margherita, magari andrei in una pizzeria al taglio, 2 euro, 2,50 euro, non c'è servizio, spesso sono locali, voglio dire, un po' così, niente di che, spesso non puoi neanche sederti, te la mangi per strada, la paghi 2 euro, contenti tutti, sempre pizza margherita, ma cambia completamente il contesto, ok? Quello che la maggior parte delle persone non vogliono capire e comprendere che il prezzo di un prodotto è completamente slegato dal prodotto stesso nel momento in cui intervengono per veicolare il brand di quel prodotto altri elementi, altri fattori, quindi l'ambiente dove viene venduto, il servizio che viene offerto, la clientela di cui tu ti circondi andando in un certo locale piuttosto che in un altro, ok? Quindi, caro Sorbillo, dire è uno scandalo che una pizza margherita venga venduta a 14 euro, la pizza deve essere popolare, deve essere un prodotto, deve restare un prodotto per tutti, è una solenne stupidaggine. E chi lo vieta? Se io voglio mangiarmi una pizza margherita a 5 euro, vado in una delle tantissime pizzerie nel mondo, non soltanto in Italia, che te la vendono a 5 euro. Ma se voglio qualcosa in più, sarò libero di andare a spendere 15, 20 euro, 50 euro per una pizza magari alla pata negra in un locale migliore, con un servizio migliore, con una clientela migliore, sarò libero? Posso spendere i miei soldi come voglio o devo necessariamente continuare a mangiare una pizza margherita a 5 euro perché si fa così, perché altrimenti non è più un prodotto popolare? Detto questo, vediamo qual è il parallelismo apparentemente incomprensibile ma in realtà molto stretto che esiste fra la pizza di Briatore e quello che molti fotografi ancora oggi, soprattutto nel macro mercato, non ce l'ho qui, avevo, lo riprendiamo in secondo, soprattutto, eccolo qui, soprattutto nel macro mercato della fotografia su commissione, vale anche per il mercato fine art, ma soprattutto per la fotografia su commissione, è il motivo per cui molti fotografi all'interno di questo mercato, quando i clienti vanno da loro e gli commissionano un servizio fotografico, non riescono a farsi pagare il giusto, non riescono a estrapolare dal portafoglio dei clienti il giusto prezzo per poter avere un margine di guadagno che giustifichi la professione di fotografo, ok? Bene, perché questo accade? In realtà, e questo diciamo è un concetto su cui io batto da sempre moltissimo all'interno dei miei programmi avanzati, dei miei programmi formativi di alto livello, e i miei studenti sanno benissimo cosa intendo, ti dirò di più, in realtà tutti i miei programmi formativi avanzati iniziano con numerose lezioni riguardo il mindset, il denaro e la giusta strategia di prezzo, perché la giusta strategia di prezzo, ma soprattutto il modo attraverso cui tu percepisci un prezzo, fa tutta la differenza nel mondo nella capacità di poter poi chiedere effettivamente quel prezzo ai tuoi clienti. E ogni qualvolta nel corso delle mie consulenze private viene da me un fotografo, magari un artista, e mi dice: guarda Luca, io non sono contento dei guadagni che sto ottenendo. Nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, è perché la persona che ho di fronte ha un serio problema di mindset con il prezzo, di conseguenza non riesce a farsi pagare il giusto. Bene, all'interno di questo video voglio smontare completamente qualsiasi credenza limitante che magari tu hai riguardo il prezzo, la vendita e il giusto guadagno in fotografia, ma direi in qualsiasi settore professionale. Bene, qual è dunque la chiave di partenza, direi la chiave di volta per arrivare a creare un alto margine di utile dalla vendita delle tue foto, dei tuoi servizi, delle tue stampe e così via? La chiave è questa, segnati questo concetto: il prezzo è completamente slegato dal prodotto che vendi, il prezzo è completamente slegato dal tipo di servizio fotografico che vendi, dal tipo di stampa artistica che vendi, dal tipo di immagine che vendi, e fin tanto che il prezzo resta legato al prodotto che tu vendi, resti povero,
come fotografo, o almeno guadagni molto meno, scusa il gioco di parole, rispetto a quello che potresti davvero guadagnare nel momento in cui arrivi a staccare, slegare completamente il concetto di prezzo dal concetto di prodotto. Ricorda infatti che non è mai il prodotto in sé che vende o non vende, non è mai la pizza margherita in sé che vende o non vende. Quello che vende è il modo attraverso cui tu presenti il prodotto, quindi come lo presenti, ma soprattutto come riesci a superare le tue credenze limitanti riguardo la vendita e il denaro. E adesso lo vediamo nel dettaglio. Ricordo infatti che le persone, nella stragrande maggioranza dei casi, non comprano mai un prodotto di per sé stesso. Quello che le persone comprano è il beneficio finale, è il vantaggio ultimo. È il risultato che vogliono ottenere per la loro situazione specifica comprando quel prodotto. Se io mi compro un viaggio da qualsiasi parte, ok, in realtà non sto comprando un viaggio, sto comprando il beneficio ultimo che può darmi quel viaggio, che può essere rilassarmi, staccare la spina, conoscere gente nuova, divertirmi, eliminare lo stress, insomma tutta una serie di vantaggi che chiaramente nulla hanno a che fare con il prodotto in sé, il prodotto viaggio, ma con tutto quello che il viaggio può portarmi nel momento in cui io intraprendo quel viaggio. Per la fotografia vale esattamente lo stesso discorso. Le persone non comprano un'immagine perché è bella, semplicemente perché è bella. Comprano un'immagine, comprano un servizio fotografico per i benefici ultimi, i vantaggi e le necessità che quelle persone, quelle aziende possono avere e possono ottenere grazie alle tue foto, ai tuoi servizi, alle tue stampe. Claro? Bene. Partendo da questo concetto, ricorda che la prima cosa da fare per slegare il prodotto che vendi dal prezzo che tu chiedi per quel prodotto è di lavorare soprattutto sulle tue credenze limitanti e depotenzianti. Fidati se ti dico che quasi tutti i fotografi con cui ho lavorato a stretto contatto in questi anni, fotografi artisti, hanno delle convinzioni molto limitanti sulla vendita e di conseguenza sul guadagno e di conseguenza sul prezzo. La prima convinzione limitante che devi assolutamente distruggere, proprio estirpare come se fosse un virus dalla tua capoccia, è il credere che tu non possa andare contro le consuetudini comuni. Che poi non si sa cosa siano queste consuetudini comuni. Facciamo un esempio. Se hai uno studio fotografico e nella tua zona ci sono fotografi, ad esempio di ritratto, che vendono un servizio fotografico di ritratto per massimo 200 euro, Luca, io non posso andare contro le consuetudini comuni, non posso chiederne 400 se tutti nella mia zona chiedono 200 euro per un servizio fotografico di mezz'ora, di un'ora, perché dovrei chiedere il doppio? Bravo. Adeguati alle consuetudini comuni e stai pur certo che resterai povero, o almeno resterai nella massa, quindi dove sei né carne né pesce. La diretta conseguenza di questa credenza limitante, cioè il fatto di non poter andare contro le consuetudini comuni, cioè se tutte le pecore fanno così, tu devi essere l'ennesima pecora che fondamentalmente segue il gregge. La convenzione, ripeto, è strettamente correlata al fatto di non poter andare contro le consuetudini comuni, è questa, sostanzialmente il dire: se alzo i miei prezzi sarà più difficile attrarre i clienti. In realtà questa convinzione è profondamente sbagliata, perché ricorda, se tu vendi una stampa artistica fotografica a 1000 euro e c'è vicino a te magari un fotografo nella tua stessa zona che magari vende la stessa stampa, diciamo stessa, simile, per proprietà, cornice, supporto, materiali, grandezza e quant'altro, a 100 euro, quindi 10 volte di meno, non è che vendere una stampa artistica a 1000 euro è 10 volte più difficile che venderne una a 100 euro, perché molti fanno questa equazione: costa 10 volte di più, sarà 10 volte più difficile venderla. Assolutamente no, non è così. Semmai il vero problema è che tu ti caghi sotto, diciamolo chiaramente, a chiedere 1000 euro per una stampa artistica o magari 3-4000 euro per un servizio fotografico, perché non hai il mindset, non hai la struttura mentale, non hai la capacità e non hai neanche spesso e volentieri gli strumenti per poter chiedere quel prezzo. E quindi ti limiti ad adeguarti a quello che fanno tutti gli altri, resti livellato, resti nella terra di mezzo dove non sei né cane né pesce, e di conseguenza ti accontenti di restare nel limbo, di restare nella terra di mezzo chiedendo quello che chiedono tutti gli altri fotografi nella tua stessa zona di lavoro, area geografica e così via. Torniamo un attimino su questo aspetto. Quando dico che in realtà il vero problema è che tu ti caghi sotto ad alzare i prezzi e di conseguenza a chiedere di più rispetto a quello che chiedono gli altri fotografi, voglio raccontarti una mia esperienza personale. Quando io ho iniziato la mia attività di art advisor, di art consultant, nel lontano 2005, all'epoca avevo timore, avevo paura a proporre un fotolibro di pregio, che all'epoca vendevamo per
2000 euro, quindi 4 milioni delle vecchie lire, perché mi sembrava impossibile che un fotolibro di pregio, per carità, artigianale, stampa in un certo modo, carta in un certo modo, rilegatura in un certo modo, fotografie di fotografi internazionali, quindi oggettivamente un libro che non era un libro, era ben altro, però aveva la forma del libro, mi sembrava impossibile poter chiedere per un libro, per quanto ben fatto, 4 milioni delle vecchie lire. Ma perché mi sembrava impossibile, o quantomeno molto difficile? Perché ero reduce da un crack finanziario, avevo una società informatica, la società informatica dopo un anno purtroppo siamo stati costretti a chiuderla, e questo mi aveva provocato una serie di vicissitudini economiche, finanziarie, non da poco. E quindi in quel momento il mio rapporto con il denaro, il mio mindset con il denaro, influenzava profondamente il modo attraverso cui io percepivo il prezzo di un prodotto e di conseguenza potevo chiedere o meno il prezzo di quel prodotto. Quindi ricorda, la situazione economica in cui vivi influenza il modo attraverso cui tu ti rapporti con il denaro e con la vendita. E sono assolutamente certo che se magari in questo momento storico dove si parla di recessione ogni 3x2 tu continui sostanzialmente a vivere in questo limbo della recessione, ascoltare telegiornali, giornali, magazine e quant'altro, certamente il tuo mindset sul denaro e sulla vendita è giù, non è su. Te lo voglio spiegare meglio con... Facciamo un disegnuccio. Se il tuo mindset sul denaro e sulla vendita è qui, non potrai mai chiedere dei prezzi alti, non potrai mai alzare il tuo margine di utile. Perché se il tuo mindset sul denaro è qui, automaticamente farai dei prezzi bassi o quantomeno livellati nella media. Ma ricorda, e qui veniamo alla terza credenza limitante di tantissimi fotografi e artisti, è che tu non sei il tuo mercato. Te lo ripeto, tu non sei il tuo mercato. Anzi, facciamo così, te lo scrivo. Tu non sei il tuo mercato. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu magari in questo momento non compreresti mai un servizio fotografico a 2000 euro o una stampa artistica a 1000 euro, perché magari sei in una situazione economica di difficoltà, non vuol dire che là fuori non ci sono persone disposte a pagare anche molto di più per un servizio fotografico o per una stampa artistica. Quindi non metterti mai nei panni del tuo mercato, non metterti mai nei panni dei tuoi potenziali clienti. Una cosa sono i tuoi clienti, una cosa è il tuo mercato, altra cosa è come tu percepisci il prezzo, come tu percepisci il tuo mercato. Del resto, la credenza limitante secondo cui se alzi i prezzi perderai i clienti è una credenza che è assimilabile a una stupidaggine, né più né meno. Non è vero che se alzi i prezzi perderai tutti i clienti. Perderai certamente una percentuale di clienti. Sai quali clienti perderai? I clienti peggiori. Da una recente statistica, non mi ricordo dove l'ho letta, ma è stata illuminante, insomma questo sondaggio, questa statistica, afferma che meno del 10% dei consumatori, quando deve acquistare un prodotto, decide in base al prezzo, prezzo più o meno basso, meno del 10%, eppure là fuori, chi vende un prodotto, in questo caso anche i fotografi, la maggior parte delle persone che vendono un prodotto fissano il prezzo di quel prodotto come se il 90% dei consumatori decidessero soprattutto sulla base del prezzo. E capisci che c'è una discrepanza. Se la maggior parte dei consumatori decide l'acquisto di un prodotto non sul prezzo, più o meno basso, non vedo il motivo per cui nel momento in cui noi ci rapportiamo ai consumatori, quindi al mercato, quindi dobbiamo vendere un prodotto e di conseguenza un prezzo, pensiamo che i nostri consumatori, i nostri potenziali clienti decidano soprattutto sul prezzo basso e quindi cerchiamo di restare nella media. E qui arriviamo a un concetto che può sembrarti assolutamente controintuitivo, che però può salvarti davvero il culetto, come si suol dire. Il concetto è questo: in recessione,
tu devi necessariamente alzare i prezzi dei prodotti e di conseguenza di ciò che vendi, perché in recessione si alza il costo di acquisizione del cliente. Cosa vuol dire? Ci saranno ovviamente meno clienti che compreranno, quindi nel momento in cui ci sono meno clienti che comprano e magari tu sostieni le stesse spese pubblicitarie per farti pubblicità, quindi promuoverti, stessa spesa pubblicitaria, meno clienti che comprano, di conseguenza si alza, aumenta il costo per acquisire un cliente. Quindi se ad esempio prima della recessione, per portare un cliente nel tuo studio fotografico o magari per portare un cliente sul tuo sito o magari per portare un cliente a mandarti una mail, contattarti, chiedere un preventivo, spendevi, non so, 10 euro di pubblicità su Facebook, su Instagram o su Google, faccio per dire, adesso ti servono 20-30 euro di pubblicità per ottenere lo stesso risultato. Quindi il costo di acquisizione del cliente aumenta in recessione. Bene, se il costo di acquisizione del cliente aumenta, tu non puoi mantenere gli stessi costi, non puoi avere gli stessi prezzi, non puoi vendere allo stesso prezzo rispetto a prima della recessione, perché si abbassa il tuo margine di utile. Se si alza il costo di acquisizione del cliente e si abbassa anche il guadagno, tu per alzare il margine di utile devi necessariamente agire sul prezzo, quindi fare prezzi più alti in recessione. Capisco che è un concetto controintuitivo, perché là fuori i tanti guru, falsi guru, paraguru, che parlano, che blaterano di fotografia, di prezzi, di vendite e quant'altro, ti dicono, ti spiegano che in recessione, beh, per mantenerti a galla devi abbassare i prezzi perché la gente è un po' più spaventata e quindi devi andare incontro alle persone. È l'esatto opposto, è l'esatto opposto. Se tu in recessione continui ad abbassare i prezzi, male che va, chiudi la serranda, male che va, bene che va, galleggi, tiri a campare, sopravvivi, ma più di là non vai. Ora, il problema, il motivo per cui la maggior parte dei fotografi, tanti fotografi, non voglio dire la maggior parte, ad esempio i miei studenti non hanno di questi problemi, perché quando entrano nei miei programmi formativi avanzati gli faccio due così riguardo il concetto di prezzo, mindset e soprattutto la giusta strategia di prezzo. Ma al di fuori di quello, di quelli che possono essere i miei percorsi studi, i miei percorsi formativi, il motivo principale per cui oggi come oggi un fotografo non riesce a farsi pagare bene per il suo lavoro, oltre chiaramente al discorso del mindset che abbiamo visto fino adesso, è legato ad una mancanza di differenziazione. Ricordo infatti che se due prodotti dal mercato vengono percepiti come uguali, come simili, è chiaro che a quel punto il consumatore fra due prodotti simili naturalmente è portato a scegliere per il prodotto a prezzo più basso, perché fa 2 più 2, beh, i prodotti sostanzialmente sono uguali, sono simili, quindi perché pagare di più per un prodotto che è simile sostanzialmente a un altro? Scelgo il prodotto che ha il prezzo più basso, perché è proprio un discorso di rapporto qualità-prezzo. Quindi nel momento in cui tu come fotografo non riesci a farti pagare il giusto, è perché sostanzialmente non riesci a differenziarti, non riesci ad alzare il valore percepito di ciò che vendi rispetto a il valore percepito di quello che vendono fotografi nella tua zona. Ricorda però che nel momento in cui un prodotto, un servizio viene percepito come unico, quantomeno differente rispetto agli altri, a quel punto il prezzo passa del tutto in secondo piano, perché il cliente, il potenziale cliente non ha più termini di paragone, non potendo più paragonare due prodotti, a quel punto il prezzo diventa certamente molto meno rilevante. Il secondo ostacolo che ti porta a non chiedere il giusto prezzo per quello che vendi è legato ad una tua insicurezza di fondo. Cioè, se tu per primo, parliamoci chiaro, non sei convinto al 100% che quello che stai offrendo in quel momento al cliente vale almeno 10 volte di più del prezzo che gli stai chiedendo, quindi tu sei insicuro, non riuscirai mai a alzare il tuo mindset sul denaro e di conseguenza alzare il tuo prezzo. Non ci riesci se sei insicuro. Quindi il consiglio che ti do nel momento in cui sei insicuro su quello che vendi, ma soprattutto vuoi creare una disproporzione fra quello che incassi e quello che spendi, il consiglio che ti do è di potenziare la tua offerta, cioè offrire, dare al cliente molto di più di quello che il cliente si aspetta a livello di qualità di materiali, a livello di servizio pre-vendita e post-vendita, a livello di fidelizzazione, a livello di empatia, a livello di ascolto. Quindi dare al cliente, offrire al cliente una esperienza di vendita che non si conclude con la semplice immagine, con il semplice shooting, con la semplice consegna del prodotto, album, fotolibro, stampa e quant'altro, ma creare un'esperienza di livello, né più né meno,
dell'esperienza che magari offre il operatore all'interno delle sue pizzerie, per poi poter giustificare al cliente il fatto che sì, d'accordo, mi paghi di più rispetto agli altri fotografi, ma ti ho offerto, ti ho fornito, ti ho dato anche un servizio completamente differente. Questa cosa i fotografi non la capiscono. I fotografi pensano, e sono ancora oggi convinti, che basta semplicemente offrire un'immagine di qualità, offrire un servizio fotografico di qualità per giustificare un prezzo più o meno alto, ma non è più così. Quindi ricorda, nel momento in cui vuoi alzare i tuoi prezzi e quindi vuoi chiedere molto di più, devi necessariamente alzare il valore percepito di ciò che vendi. Puoi farlo o differenziando al massimo la tua offerta, oppure offrendo molto di più rispetto a quello che il cliente magari troverebbe in altri contesti, in altre situazioni, da altri fotografi. Del resto, e arriviamo al terzo ostacolo che ti impedisce di poter guadagnare bene dalla vendita delle tue immagini, servizi e quant'altro, il terzo ostacolo è legato sostanzialmente alla tua insicurezza di fondo. E se vogliamo, questo ostacolo racchiude tutti gli ostacoli precedenti che abbiamo già visto. Quindi molto difficilmente riuscirai ad alzare i tuoi prezzi, quindi alzare il tuo margine di utile, se per te magari in questo momento sarebbe un problema pagare 2000 euro per un servizio fotografico o 1000 euro per una stampa artistica. Attenzione però, attenzione a farti sempre due conti, a tenere sempre sotto controllo i tuoi numeri, i cosiddetti KPI, nel senso che va benissimo per alzare i tuoi prezzi, offrire un'esperienza, un valore aggiunto nettamente superiore rispetto agli altri fotografi, quindi magari va bene ad esempio inserire all'interno del pacchetto che normalmente venderesti a 3000 euro più stampartistiche, più immagini, più fotolibri, quindi alzare proprio il valore percepito, la quantità di prodotti all'interno di un pacchetto o di una collezione, va bene, però tieni sempre sotto controllo i tuoi costi, perché se poi all'aumentare dei prodotti che tu aggiungi, quindi che tu vendi ad un cliente per quel prezzo, si riduce il margine di guadagno, in realtà il gioco non vale la candela. Cioè tu devi alzare i prezzi perché vuoi alzare il tuo valore percepito, perché vuoi guadagnare di più e quindi alzare il tuo margine di utile, ma nel momento in cui i prodotti che inserisci nella tua offerta in realtà a parità di prezzo fanno diminuire il tuo margine di utile, capisci che a quel punto è un controsenso. Quindi a quel punto tanto vale abbassare il prezzo piuttosto che aggiungere dei prodotti che poi in realtà non dico che ti mandano in perdita, ma certamente non vanno a compensare l'aumento di prezzo a livello di benefici. Quindi, concludendo, ricorda, la priorità numero uno come fotografo che devi avere è quello di alzare il tuo margine di utile. Questa è una cosa che nelle scuole, workshop, accademie di fotografia più importanti e prestigiose in giro per il mondo non spiegano, non insegnano. Quello che io ribadisco sempre all'interno della mia newsletter, all'interno del mio blog, nei miei corsi, durante le consulenze, è che purtroppo nella nostra industria ci hanno sempre insegnato ad essere produttivi ma non remunerativi, e c'è una bella differenza fra l'essere produttivo ma non remunerativo, oppure fra l'essere remunerativo ma poco produttivo. Il tuo obiettivo deve essere quello di diventare un fotografo che si fa pagare bene, quindi è più importante essere remunerativo che produttivo, perché se poi tu impieghi 10 giorni per realizzare un servizio fotografico di qualità ma non ti fai pagare il giusto, tanto vale che impieghi 2 giorni offrire un servizio comunque di qualità, però farti pagare magari anche il doppio, ok? Quindi ricorda, l'obiettivo numero uno deve essere il tuo margine di utile, devi alzare il tuo ordine medio, cioè devi alzare la media degli ordini, lo scontrino medio che tu ottieni da ogni singolo cliente. Questa deve essere la priorità numero uno per la tua attività di fotografo, tutto il resto è assolutamente secondario. E per far questo devi trascendere le tue convinzioni limitanti sul prezzo, le tue convinzioni limitanti sulla vendita, le tue convinzioni limitanti sul guadagno. Ricorda che i clienti che sono attenti al prezzo, quindi quelli che cercano sempre di risparmiare, o magari clienti squattrinati, succhiano via tutto il tuo tempo, sono sempre insoddisfatti, sono sempre concentrati sui difetti, sugli errori, sui dettagli, proprio perché essendo attenti al prezzo ti spaccano anche il centesimo, sono protagonisti di tutte le lamentele, questo te lo posso firmare col sangue. Più clienti spendono, meno si lamentano. Meno spendono, più si lamentano. Può sembrare un controsenso, perché teoricamente uno dice ok, ma se io spendo di più esigo di essere servito in un certo modo. Certo, ma nel momento in cui ti servo in un certo modo, sta tranquillo che il cliente alto spendente ti fa molte meno lamentele, anzi proprio non te le fa, a meno che chiaramente non offri un servizio di merda. Ma detto questo, più i clienti pagano, più sono soddisfatti e meno si lamentano. Meno pagano, più sono insoddisfatti e più si lamentano. Di certo, nella stragrande maggioranza dei casi, e su questo non c'è discussione e non c'è dibattito, meno pagano i clienti, quindi più sono attenti al prezzo,
più difficilmente tornano, quindi è anche molto più difficile creare quella fidelizzazione del cliente che poi ti porta nel corso degli anni a vendere più e più volte ad uno stesso cliente. Per concludere, ti lascio con questa riflessione. La gente è disposta a pagare poco o molto poco se non riesce a percepire il vero valore aggiunto di un prodotto, del prodotto che sta acquistando in quel momento. La gente è disposta a pagare molto o molto di più se il valore che sta ricevendo in cambio è molto superiore rispetto al prezzo che tu stai chiedendo. In ultimo, la gente è disposta a pagare qualsiasi prezzo nel momento in cui crede che il prezzo che sta pagando in quel momento sia praticamente gratis. Cioè, come se tu gli stessi regalando il prodotto per tutto il valore aggiunto che tu hai inserito all'interno di quel prodotto o di quell'offerta. Quindi, caro Flavio Briatore, fai benissimo a vendere la tua pizza margherita a non meno di 14 euro e caro Gino Sorbillo, fai malissimo a dire che la pizza margherita debba restare un prodotto per tutti perché è un prodotto popolare. Ognuno vende al prezzo che vuole nel momento in cui è bravo a farsi pagare quel prezzo dal mercato e nel momento in cui il mercato è disposto a pagare quel prezzo.